interviste impossibili. Vittorio Sermonti incontra Marco Aurelio. Qui è Carnuntum an der Donau, due passi dal confine austro-cecoslovacco, poco meno di 1800 anni fa. Siamo nel pretorio dell'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto, metto la titolatura, precisamente nel vano da letto dove egli ha avuto la compiacenza di riceverci. C'è un freddo cane, un umido che sega le ossa. La stufa non tira, nonostante le allarmanti condizioni di salute che lo costringono nella sua brandina sotto una montagna di pelli di pecoro. Il principe dirige la campagna invernale contro Ermunduri e Marcomanni con una perseveranza e un nitore strategico che quei tangheri pretendono, ma francamente non meritano. Ascoltiamo nelle more della tosse la sua parola di cui tanto sentiamo il bisogno. Prima di tutto, principe, preferisce conversare in greco o in latino? In primis, princeps, mavunt colloqui grece an latine. Graeque me cucum alienis, latine sermone. Con me stesso preferisco discutere in greco con gli estranei, in latino. Lei ha messo il dito nella piaga. Spero vorrà rendersi conto dell'imbarazzo in cui mi mette il compito di intervistare persona così abile nell'intervistarsi da sé. Anzi, mi venga incontro, principe, sia buono. Mi suggerisca lei qualche domanda a cui gradirebbe rispondere in modo particolare. Che ci stiamo a fare? Splendida. E non intravedo una risposta? La intravedo. Purtroppo è un'altra domanda. Tipo? Chi è l'altro a cui chiedi che ci state a fare? E chi è? Lo saprei se sapessi chi è l'altro a cui chiedo, chi è l'altro a cui chiedo che ci stiamo a fare. Nei gelidi labirinti dell'insonnia sono arrivato la notte scorsa a formularmi questa domanda, infilzando 120.000 subordinati. E non ha ottenuto risposta, scommetto. Chissà. All'alba mi addormentai. Ecco. Sognai il 120.000esimo primo. Ero io con le braccia d'avorio. Un sogno ricorrente. Avevo appena finito di rivolgere la domanda con 120.000 e una subordinata. E lui ha risposto girandole la domanda con una subordinata in più. È stato più asciutto. Cioè? Ha risposto meritinos. Fino a quando? Era nel suo diritto. C'è stato un attimo di silenzio, di musica, forse di mirra, forse di eternità. Mi sono svegliato. Sì, è svegliato. Non chiedermi, caro, se sono quello con le braccia d'ossa e di pelle che ha sognato di avere le braccia d'avorio, o quello con le braccia d'avorio che sta sognando di avere le braccia d'ossa e di pelle. Non saprei, guarda, assolutamente non saprei, capisci? Caro, da che parte cominciarti a rispondere?
E infine rispondere a chi? Chi sei tu? Che bieco mi interroghi con quegli occhi da tebano. Cito Euripide a memoria. Nella trivialità della prassi cronologica, sono un uomo che vive in un secolo molto a venire e che dal suo secolo la interpella come si interpella colui che è stato definito superiore a tutti gli altri principi per santità di costumi. Comincio a capire. In lei noi vediamo la personificazione suprema di quell'ideale di moralità laica, no? Che tutti noi perseguiamo con religioso accanimento, sarò franco. Non sappiamo più dove sbattere la testa. Soffriamo di una crisi di valori di cui non si ha l'idea. Dica. Che cosa? Un imperativo, che so io, un messaggio, una tensione, qualcosa di cui vogliamo esserle appassionatamente grati. Perché dovrei preoccuparmi della gratitudine dei miei posteri quando non mi interessa niente della gratitudine dei miei antenati? Capisco. Sapendo che la sua concezione della storia si iscrive in una concezione del tempo ciclica, per così dire ripetitiva, propria d'altronde di tutte le epoche di decadenza, capisco. Chi vede le cose presenti ha visto tutto, quelle che sono state fin dalla origine dei tempi e quelle che saranno per tutta l'eternità, perché tutte sono di una medesima natura e di una forma medesima. Cito a memoria una sua riflessione, libro sesto, paragrafo 37. Bene, dico io, è fin probabile, tanto meglio così, mi consideri suo contemporaneo e mi dica come devo comportarmi. Vuoi che ti ripeta di vivere secondo natura? Bene, cioè? Se sei un topo, vivi tupescamente. Se un fico, fichescamente. D'accordo, ma io sono un uomo. Allora cessa di tormentarmi, ti prego. E vivi umanamente. Cioè? Cioè senza tormentarmi. La natura dell'uomo è societaria. È più facile, ascolta, caro, pensare un granello di sabbia dissociato dal concetto di sabbia che pensare un uomo dissociato dal concetto di umanità. Questo è molto bello, me lo lasci dire. Analogamente, come in ogni granello di sabbia è tutta la sabbia, così in ogni uomo è tutto il genere umano. Cucinatelo in te stesso, spremitelo dentro, il genere umano. Lei allude evidentemente ad un appagamento interiore. Egemonizzati. La conoscenza del mondo si attua alla stregua di affezioni degli organi sensori dovute ad agenti esterni, processo fisiologico dunque, caro, che diventa psichico allorché il gas dell'anima espansosi per tutto il corpo lungo le cinque correnti dei sensi trasmette la percezione all'organo centrale. Zenone e Crisippo convengono con Freud sulla presenza di questo supervisore dell'ego che compie le funzioni superiori, garantisce l'unità, verifica l'inequivocabilità dei messaggi sensoriali e come un ragno al centro della tela avverte nel tremolio dei fili quando una mosca incappi nel reticolato, traduce in comportamento la stimolazione gnoseologica, si avventa sulla mosca, la divora, la caca. Così tutto nell'universo trascorre e si cangia secondo una feroce solidarietà delle parti fra di loro per entro alla santa indifferenza del tutto stesso. Così dunque è bene. Benissimo. Lei ha portato la filosofia al potere, la philosophie au pouvoir, se mi consente il neologismo, e noi siamo qui. Siamo qui che pendiamo logicamente dalle sue labbra. Lei ci ha spiegato un po' la struttura interna di questa filosofia. Ora vorremmo sapere come lei concepisca, in quanto uomo e in quanto principe, il rapporto etico-conoscitivo con l'altro da sé.
Vedo che si annoia. Ho paura che non mi abbia seguito. Ti ho seguito benissimo. E se il buon Sesto di Cheronea non mi avesse insegnato la sopportazione per gli ignoranti e gli irresponsabili, soggiungerei che appunto perché ti seguivo mi annoiavo. Fu Apollonio di Calcedonia, d'altronde, a mitigare con la sua vasta e affabile dottrina la mia propensione a imbestiare qualora mi venisse chiesto uno schiarimento. Dunque eccomi qui, in primo luogo trovandomi ad essere, come tu vedi, principe, finché la mia piccola anima porterà a spasso il mio cadavere sotto la luna, la mia umanità e la mia principità faranno tutt'uno, intanto in quanto io mi eroghi nel rapporto con l'altro da me. Quegli è tornitore, quell'altro baro, quel terzo chirurgo, io nel mio piccolo principe. Ognuno, conforme la propria stazione, si adopera al bene dello Stato. Io mi ci adopero fin troppo. È per lo Stato che duro nelle fatiche e nei rischi. E tu qui mi trovi lontano dall'Italia, sepolto nelle nebbie del Danubio. Sebbene ormai sia ridotto un fragile vecchio, incapace di cibarsi senza pena, dormire senza ansia, urinare senza spasimo, vuoi altro? Se vuoi altro, non hai che da chiedermelo. Non mi fraintenda. Tutti la conosciamo per il magnifico sovrano che è. Ci tenevo soltanto a sapere come lei impostasse il rapporto appunto con l'altro da sé. Ho capito, ci stavo arrivando. Mi conformo a questa divisa: beneficare gli uomini, tollerarli, astenersi da loro. Vediamo, beneficarli come? Assecondando nelle propensioni. Uno vuol vivere virtuosamente, affari suoi, non ha niente da chiedermi, non ho niente da dargli. Un altro desidera la ricchezza, le corse dei carri, la crapula, la femmina esperta, persuaso che queste siano cose buone. Peggio per lui, segno che ha qualcosa da chiedermi. Ed io, nei limiti di una giudiziosa avarizia, qualcosina da dargli. D'altronde ognuno si merita i desideri che ha. Se quelle lì che diceva non sono cose buone, in qualche misura posso convenirne. Che cosa è buono, a suo giudizio? La volontà buona. Che si realizza nel rapporto interumano, garantendo agli altri i falsi beni che desiderano, senza fargli pesare troppo la noia che ti costa pensarli. E a che buon fine questo? Al fine di garantire a te il bene reale di esercitare la buona volontà. Sia pure. Ma lei si ingegnerà senza meno, come ogni statista di vaglia, a scovare, a fomentare nei subalterni desideri meno ignobili. Tutti i desideri sono ignobili, mio caro, perché subordinano la inviolabile tautologia della felicità all'esito aleatorio di un accattonaggio. Ma lei, voglio dire, praticherà i suoi sudditi, si sarà fatto un'idea? Ti risulta che qualcuno si sia mai ridotto all'infelicità per non essersi occupato di quello che succede nell'anima di un altro? Che c'entra? Perché lei invece è felice, mi sembra, di una tristezza, scusi principe, abissale. Se mi fai notare che sono triste, per forza che sono triste. Com'è vero che l'unica ragione per cui tu debba ragionevolmente essere triste è la constatazione della tua propria tristezza, che è renitenza alla legge immutabile dell'universo cui obbediscono i sereni eserciti delle stelle.
e secessione dalla natura, in una parola, è tristezza. È un'infamia che tu, che non hai mai deliberatamente afflitto nessuno, debba torturare te stesso in questo modo. Marco. Principe, mi consente una parola grossa. E l'amore? Non ritiene ella che una profonda, radicata coesione affettiva fra autorità e cittadini e fra cittadino e cittadino costituisca l'ordito elementare di ogni tessuto sociopolitico? Eccoti, Marco, fra capo e collo un altro propugnatore dello Stato fondato sul flirt. Mi sembra di sentire quelle pazze delle amiche della mia vedova. E su cosa lo fonda lei, scusi, lo Stato? Su se stesso. E qual è il tipo di Stato fondato su se stesso che la giudica ottimale? Quello che c'è. Devo inferirne che come capo dello Stato lei non fa nulla per migliorarlo. La ragione dell'universo, scrissi e riscrissi, è socievole. Creò quindi gli esseri inferiori perché servissero a quelli superiori. E questi vincolò fra di loro in bella armonia. Nei limiti delle mie modeste risorse mi son contentato di fortezzare le gracili strutture sublunari del privilegio con l'incastellatura di ferro della burocrazia. E dove va a finire la famosa philosophie au pouvoir? Uno che ha la tortura di sopportarsi deve aggiungere il martirio di sopportare uno sciame di sudditi intemperanti ed effeminati. Ha bisogno, credimi, di un esercizio assiduo dell'ego e di qualche consolazione supplementare. Sì, mi stavo domandando se ella si rende conto che la sua epoca incuba una ciclopica rivoluzione di valori. E cosa ti stavi rispondendo? Ma lei che ne dice, principe? So benissimo che ogni volta che nella miscela dell'universo prevale l'elemento igneo, si determina una conflagrazione totale, si chiude un ciclo e se ne riapre un altro, uguali, se è questo che vuoi sentirti dire. Personalmente son qui di transito per una frazione di secondo su una capocchia di spillo. Non mi puoi costringere a stamparmi in faccia la grinta pensosa e triviale del vagheggiatore di mutamenti. Per saltare di palo in frasca, lei avrà senz'altro sentito parlare di Gesù Cristo. Ha fatto anche un'allusione, mi pare. Questo Cristo che si lascia inchiodare su una croce per ottenere il riscatto. Teatro. Nessuno pretende da lei un atto di fede, ma almeno come esempio di una moralità. Il padrone che un giorno, attanagliatogli in piede, cercava di farglielo ruotare, mi sono spiegato e Epitteto obiettò: guarda che così mi spezzi la gamba. L'altro insisteva ed Epitteto, previdente, suave: guarda che me la spezzi. Finalmente gliela spezzò. Che ti dicevo? Concluse Epitteto in un sospiro di indulgenza. Questo, caro, è un esempio che vuole essere meditato. Il proprio corpo fa schifo a chiunque, ma che bisogno c'è di immolarlo fra grida e spasimi? Il luogo pubblico, davanti ai reparti della guarnigione, la scompostezza, la passionalità offendono sempre, soprattutto se esibite nella presunzione della virtù, tipi come quel Cristo lì, se non addirittura suoi adepti. Infestano l'impero mendicando chiassosi martiri. Da quel mite tollerante sovrano che mi studio di essere un paio d'anni fa ne ho fatti scannare sontuosamente 78 nello stadio di Lione, un trionfo di pubblico.
una domanda, non mi fraintenda, molto molto alla mano. Lei crede in Dio, principe? Ti sei mai infilato, caro, fra due lastre d'argento tirate a lucido e disposte, secondo una tenue inclinazione, a convergere? Senz'altro dal barbiere. Quanti te hai visto? Non lo so, non mi sono mai contato. Male, sono 26, 27. La moltiplicazione naturalmente si protrae all'infinito, solo che la luce a un certo punto si sfalda e l'immagine annega in un buio lattiginoso. Laggiù, in quel buio, si annida un numero innumerevole di te che ti guardano perplessi, che cercano di contarti e che tu non vedi, l'ultimo dei quali... Che non esiste un ultimo di una serie infinita. Certo, non esiste, ma intanto ti somiglia, è identico a te e ti guarda. In certo senso. L'ultimo, probabilmente... È Dio. Al contrario, l'ultimo sei tu, cioè io... Probabilmente. E allora quello che guarda nello specchio chi è? Potrei sbagliare, ma credo che quello sia Dio. Mi par di aver capito che bene o male lei in Dio ci crede. Credo di credere in Marco Aurelio, e che in tutti i casi Marco Aurelio, nella sua lattiginosa irrisorietà, creda in me. Perché dovrebbe? Perché lui mi vede, caro. Non si offende se le dico che sono abbastanza frastornato e che la ringrazio? Per fare? Per lasciarla alle sue riflessioni. Ma prima indicami almeno qualche nuovo ritrovato contro le vertigini di stomaco e lo sputo di sangue. Non mi vanno via. Come mai non me lo indichi? Mi rincresce, lo avessi saputo, magari avrei potuto informarmi, portarle qualcosa io stesso. Non fare lo stronzo. Credi che non abbia capito che è mezz'ora che ti sto sognando? Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Vittorio Sermonti con Marco Aurelio. Marco Aurelio era Carmelo Bene. Regia di Vittorio Sermonti.